Inaugurazione ufficiale a Scapoli del Museo Storico Nazionale del Corpo Italiano di Liberazione dedicato ad Aldo Moro. Attraverso 7 sale espositive i visitatori potranno accedere alla memoria storica degli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale che riguardano soprattutto i soldati del corpo. Vediamo. È stato aperto al pubblico a Scapoli il Museo Storico Nazionale del Corpo Italiano di Liberazione, intitolato alla memoria dello statista Aldo Moro. La cerimonia militare è stata curata dal Comando Esercito Molise. La battaglia Monte Marrone segnò la rinascita dell'esercito italiano sotto la denominazione di Corpo Italiano di Liberazione. Furono gettate le fondamenta della guerra partigiana contro i nazifascisti e la nascita della nuova Italia libera e democratica. Motivo di grande orgoglio, è un percorso iniziato nel 68 dall'onorevole Aldo Moro nella sua veste di Presidente del Consiglio dei Ministri, con l'inaugurazione di una lapide che ricordava il sacrificio dei soldati del Corpo Italiano di Liberazione. Il Corpo Italiano di Liberazione è nato in questo paese, in questo comune, nel Palazzo dei Marchesi Bertiloro, qui a 10 metri. C'era il quartier generale alleato che ha concepito e diretto la battaglia di Monte Marrone con lo sfondamento della linea Gustav, di fatto ricostituendo l'esercito italiano che si era dissolto durante l'8 settembre, con l'armistizio dell'8 settembre. Esercito italiano che si inserisce così a pieno titolo nella guerra di liberazione, a fianco degli alleati sotto la denominazione di Corpo Italiano di Liberazione. Quindi noi con orgoglio rivendichiamo la nascita a Scapoli dell'esercito moderno italiano, quello che vediamo impegnato su tutti gli scenari di guerra del mondo. Fra le numerose iniziative intraprese negli anni, ha spiegato il primo cittadino, Renato Sparacino, Scapoli ha voluto rendere il giusto riconoscimento agli eventi bellici che hanno visto il piccolo borgo ai piedi delle Mainarde protagonista durante la Seconda Guerra Mondiale. L'esposizione museale a Palazzo Caccia ricostruisce tutte le fasi che hanno portato allo sfondamento della linea Gustav su Monte Marrone. Questo percorso ha visto negli anni la presenza a Scapoli del presidente Napolitano, del ministro Spadolini, del ministro delle regioni Morlino, con una serie di grosse iniziative. Culminano tutte queste iniziative con l'inaugurazione di oggi di questa che vuole essere una prima sezione del Museo del Corpo Italiano di Liberazione, il palazzo a 3 piani, insomma appena possiamo lo amplieremo. Noi ringraziamo la regione Molise, l'Università degli Studi del Molise, più altri persone che a vario titolo si sono messe a disposizione per la realizzazione dell'opera. Senza il sostegno economico però degli enti preposti tipo regione, provincia e quant'altro, queste iniziative non sono facilmente perseguibili.